Ascoltava immobile, seduto con la schiena resa curva dai tanti anni di faticosa politica attiva, come si vantava spesso, per amministrare quelle che riteneva le sue meravigliose terre dell'Agropontino. Aveva i gomiti appoggiati al tavolino del bar Buzzichetto, pieno di turisti, appena scesi dal pullman, luccicanti di sudore e assetati, che si godevano la pasta di visciola. Beh, profumata e appena sfornata dal microonde di un'elica. Il suo sguardo fissava attento una piccola schiera di cavalli che correvano nel prato, a pochi passi dal bar che da circa un anno aveva lasciato gestire al figlio maggiore prediletto, che lo aveva poi reso orgoglioso sposando una bellissima e giovane bionda torinese di ottima famiglia, che gli aveva da poco regalato una bellissima nipotina che si distingueva per il colore della pelle olivastra e per gli inconfondibili tratti somatici della famiglia che da 5 generazioni abitava nel suo paese. Il consigliere comunale si affannava a dare spiegazioni e a chiedergli insistentemente come mai da settimane non gli dava più confidenza, se avesse fatto qualcosa di cui non si era reso conto, se l'aveva offeso oppure se gli aveva mancato di rispetto. Parlava velocemente e quasi affannosamente, guardandolo però dritto negli occhi. Il sindaco non si lasciava distrarre e continuava invece a fissare il galoppo di quei cavalli. Il consigliere allora aumentò il ritmo e il volume della voce per attirare la sua attenzione. Parlava in stretto e incomprensibile dialetto setino, che solo chi è nato e cresciuto in quel paese avrebbe potuto comprendere. Un orecchio distratto avrebbe invece potuto facilmente scambiare quel dialetto per latino volgare o per una sconosciuta lingua etrusca. Gli aveva concesso già 5 minuti del suo tempo. Guardò il Rolex d'acciaio per accertarsi dell'ora e in quello stesso istante vide arrivare la giovane e bellissima nuora che gli si avvicinava sorridente e con in braccio la nipotina che con gli occhi sgranati mostrava un sorriso ampio e gioioso, che lasciava intravedere le piccole rose gengive ancora spoglie di dentini. Fu a quel punto che la sua espressione mutò subitaneamente. Si alzò di scatto, prese la paffutella manina della bimba, la baciò sulla fronte, le sorrise con tenerezza e con gli occhi lucidi di gioia. Poi aggrottò le ciglia, si girò verso il consigliere comunale che intanto si era alzato accanto a lui, lo puntò negli occhi per un solo istante e spedito si avviò verso l'uscita del bar. Il consigliere comunale, senza esitare, lo seguì a ruota, spedito, tallonandolo da dietro senza mollarlo di 1 centimetro. Lo immaginai come un piccolo Yorkshire che affannosamente, con la lingua penzolante dalla bocca spalancata, sta cercando di tenere il passo della sua vanitosa, altezzosa e ricca padroncina che a passi svelti e spediti si riflette nelle vetrine di via Umberto I, guardando più che gli eleganti abiti firmati, quella che lei ritiene la sua meravigliosa immagine riflessa. Lo Yorkshire, instancabile, tenacemente, continua a saltellare, tallonandola da dietro, prima dritta e poi a manca, nel non facile compito di leccarle velocemente la penzolante mano destra prima e la mano sinistra poi, che sorregge una piccola ma elegante e raffinata borsa firmata. Ma com'è che ho potuto immaginare un minuscolo Yorkshire come il corpulento e rozzo nei modi e nelle fattezze consigliere comunale e l'altezzosa e raffinata donna di buona borghesia torinese con il piccolo, baffuto, potente
de sindaco della più importante campagna della pianura pontina, che da due lustri ormai si impegnava instancabilmente e generosamente a ricoprire la prestigiosa e rispettata carica istituzionale di primo cittadino.